Il saper fare arte è in mostra con 50 gallerie italiane ed internazionali. Ha preso il via la terza edizione di Grand Art, la fiera d'arte milanese, presente fino al 6 ottobre 2019 presso lo spazio De Mol in Porta Nuova. Curata da Sergio Radici e Fernando Zaccaria, propone quest'anno gli interessanti talk, l'opera Garcon di Domenico Gnoli e la mostra Ex Voto per arte ricevuta di Angelo Crespi. Video intervistati da Arte Varese anche Federico Rui e Lorenza Salamon per il Comitato Scientifico, oltre a Silvia Basta della Fondazione Maimeri e Cristina Toffolo de Piante. Grand Art vuole essere una vetrina giocata prevalentemente sull'arte figurativa moderna e contemporanea, proposta da 65 gallerie d'arte provenienti non solo dall'Italia ma anche dall'Europa. Abbiamo infatti rappresentanti inglesi, spagnole, svizzere che hanno creduto in questo progetto portando in Italia quelli che sono i loro artisti di maggiore spessore dedicati al mondo della nuova e dell'antica figurazione. È un momento importante per l'arte perché l'arte moderna è finalmente leggibile e quando dico leggibile significa che chiunque entra in questa fiera ha la possibilità di capire ciò che vede e la figurazione è proprio questo, l'espressione artistica più elevata, più eccelsa per quanto riguarda il mondo dell'arte. L'organizzazione si è sforzata di produrre degli incontri molto interessanti, fra i quali una vera e propria lezione universitaria del professor Felders che presenterà Guernica di Picasso questa domenica. E allo stesso tempo altri eventi come altre mostre collaterali, per esempio Domenico Gnoli, come dice Vittorio Sgarbi che presenta la mostra collaterale, vede Dio e ingrandendoli nella sua ricerca attraverso la pittura diventa contemporaneo rimanendo in questa tradizione innovativa. Ex Voto per arte ricevuta è una call per 300 artisti e hanno prodotto ognuno di loro un piccolo ex voto che rappresentasse il demone o la musa che li anima e che verrà poi esposto definitivamente al Museo Marino Marini il 7 dicembre di quest'anno e che poi verranno venduti e ricavato in beneficenza andrà a un progetto per i bambini del Museo Marino Marini. Siamo orgogliosi di essere promotori di Ex Voto Arte Ricevuta con la curatela di Angelo Crespi e con la supervisione di Alessandra Redaelli e in questa bellissima mostra con più di 150 opere itinerante per tutta Italia. La nostra galleria si occupa soprattutto di arte legata alla natura perché come famiglia ci siamo sempre occupati di natura, della conservazione di animali e soprattutto di uccelli nella Bassa Padana e adesso con l'Oasi di Sant'Alessio, che appunto è l'azienda di famiglia, c'è un enorme programma di salvaguardia del colibrì che comprende anche un accordo con l'università e con il governo dell'Ecuador e poi probabilmente si espanderà in tutte le Americhe. Una fiera dedicata alla pittura figurativa, specialmente di primo mercato, e vuole un po' far riscoprire la tecnica, il piacere del fare, il piacere dell'opera bella. Noi della De Piante abbiamo deciso di partecipare a questa mostra perché la nostra casa editrice ha un progetto editoriale di inediti, quindi lettere o Elzeviri o testi dimenticati di grandi scrittori del Novecento. La novità di De Piante è che utilizza carte pregiate, quindi carte a matruda con legatura a mano fatta da un sarto. E la novità del nostro progetto editoriale è che ogni volta la copertina viene fatta da un artista contemporaneo, quindi per esempio queste sono tre lettere inedite di Oriana Fallaci scritto a Pau Tasso e noi abbiamo chiesto a Luca Pignatelli di fare la copertina.